dire che sono molto contento per Raffaele, perché si è assunto un rischio, abbiamo avuto una vicenda difficile, tormentata, non tra di noi, nella discussione interna, non era scontato che le cose poi andassero così e devo dire che si merita ampiamente anche per la capacità che ha avuto di intercettare mondi che diciamo ci guardavano con diffidenza, Foggia in particolar modo, il risultato è significativo, importante. E poi è stato un piacere fare una campagna elettorale in cui, anche a differenza del passato, pure recente, non abbiamo avuto mai screzi. Io quando dico che stare in un partito poi è importante perché si riesce, a prescindere dalla politica, anche a solidificare un rapporto umano. Poi queste cose contano e sono anche un capitale politico che tu puoi mettere a disposizione di un progetto comune. E sono davvero contento, soprattutto perché abbiamo dimostrato che le liste sono forti, sono deboli, non è che conta la cifra elettorale del singolo candidato. Ho avuto l'opportunità di dirlo spesso, non è stata una bellissima campagna elettorale, si è discusso poco di temi, secondo me, e invece ho detto spesso che la lista è forte. Se è forte la sua cifra politica, la nostra lista era competitiva, era una lista assolutamente in linea con, diciamo, con i fermenti migliori della società, c'erano donne, c'erano tante, c'erano giovani, io stesso forse il più attempato, tra i più attempati della lista, i giovani non è affatto vero che non c'erano, non per nulla, Raffaele sarà del 34, no? 34, credo sia più giovane candidato eletto, altro che non c'erano i giovani, quindi la lista aveva un suo spessore. Poi è stato importante, ha ragione Raffaele, e io credo vada valorizzato questo tema, di questi tempi specialmente, il ruolo che hanno avuto Colomba, Elena, Michele, un ruolo, diciamo, di assoluto equilibrio, hanno contribuito a rendere la campagna elettorale più serena, hanno fatto la campagna elettorale del partito, chiaro, ognuno con il proprio passo, con la disponibilità maggiore anche rispetto al feeling col sindaco, col singolo candidato. Io lo devo dire a Michele, sono estremamente grato per la vicinanza di questi giorni, ma mi sono sentito, diciamo, a mio agio con tutti, non abbiamo avuto problemi e non è da tutti, non è affatto, non era scontato, credo sia il dato politico da sottovalutare veramente. Abbiamo avuto rappresentanti istituzionali, Nela, Michele, Colomba, che hanno remato assieme a noi verso un risultato importante. Un risultato importante che ci consegna una responsabilità, non va sottovalutato il dato dell'astensionismo. È stato complicato portare le persone a votare, non va sottovalutato il dato costituito dal voto affidato a movimenti, chiamiamoli così, di protesta, perdonatemi se dico di protesta, ma non mi viene un altro termine, per intenderci, cioè al Movimento 5 Stelle, spero, voglio dire, siano anche essi consapevoli della responsabilità che gli è stata affidata. Non sarà facile. Arriviamo a Via Capuzzi in un momento complicato, il clima del paese sicuramente, c'è qualche indicatore che ci consegna qualche speranza, ma sarà complicato governare e soprattutto io non credo affatto che sarà immediatamente più facile fare meglio di chi ci ha preceduto. Abbiamo alle spalle 10 anni di esperienza amministrativa che non sono stati un caso, ma il frutto del tuo lavoro. Io voglio ringraziare i consiglieri che in questi anni hanno rappresentato le buone ragioni della Capitanata, Elena è qui, Franco Missanti, che devo dire questa campagna elettorale non è da tutti, ha consentito al fatto che io mi incandidassi ed è stato molto leale nei miei confronti. Voglio salutare anche Dino, sta vivendo un momento difficile, ma il bello di stare in un partito, ecco, è
possibilità, al di là di tutto, poi anche di condividere esperienze e di mettere a frutto, sono convinto di questo, ma faremo ogni sforzo per mettere a frutto il lavoro che ci ha preceduto. Ho avuto la fortuna di avviarmi alla politica facendo subito i conti con la dura realtà dell'amministrazione. Non è semplice amministrare, non lo è mai, bisogna anche trarre, è una vicenda fatta molto diciamo anche di eredità del passato, bisogna valorizzare quello che abbiamo fatto, bisogna ascoltare i consigli, non sarà semplice arrivare a via Capruzzi ed essere in grado di cambiare tutto, però ecco, c'è un partito, c'è una grande comunità di uomini e di donne che si è battuta lealmente, abbiamo la volontà e l'intenzione di mettercela tutta. Michele Emiliano custodisce un grande risultato, perché il suo è stato un risultato importante, anche più significativo, se non sbaglio, correggere. No, voglio dire, anche rispetto al dato di Vendola. Credo. Che cosa? Michele, dico, ha avuto un risultato. No, la cosa che abbiamo dimenticato è questa. La cosa che abbiamo dimenticato è questa, è che in provincia di Foggia il risultato di Michele Emiliano è il risultato più alto della Puglia rispetto alle altre province. Abbiamo avuto in provincia di Foggia. Ah, in provincia di Foggia. No, voglio dire, quindi la provincia di Foggia ha dato a Michele Emiliano il 51% più di ogni altra provincia, quindi si conferma la prima provincia. Noi diamo sempre. Diamo questa. Speriamo di ricevere. Diamo sempre. Ricevere dipende da quello che siamo capaci di fare. Avis. Spero che ci siamo anemizzati, sia un'occasione possa consentire alla capitanata di avere anche la consapevolezza che è una sfida che riguarda tutti, non solo noi che siamo consiglieri regionali, e mi auguro che possano essere anni di intenso lavoro. Del resto quello sappiamo fare, dobbiamo lavorare, Raffaele. Il partito è in salute, credo, mi sembra che i risultati lo confermano. C'è stata una fase in cui forse ci siamo troppo, ci siamo. Il tema poi, l'agenda, non è che la facciamo noi, anche quella della comunicazione. Ci siamo appassionati troppo a chi è stato candidato, chi non è stato candidato. Io spero finisca l'era di questo tritacarne e si possa anche avere l'opportunità qualche volta di prenderci sul serio reciprocamente e discutere di questioni che riguardano i cittadini, che quello siamo abituati a fare, e quello è anche il nostro mestiere. Penso che con un gruppo armonioso, con un partito stabile, si possano ottenere risultati importanti. Proveremo a fare in continuità con quello che abbiamo alle spalle, il lavoro che i cittadini si attendono. È una fase complicata, complicatissima per le famiglie, per i giovani. Noi dobbiamo essere a disposizione. Il numero di cellulare non li cambiamo, grazie.